penso che abbiamo fatto una buonissima partita per 70 minuti e giocando in modo propositivo, reagendo alla grande dopo il loro vantaggio, quindi sono più gli aspetti positivi di quelli negativi, secondo me. Sto bene adesso, finalmente, il ginocchio sembra che risponda bene, speriamo che la condizione fisica sia positiva diciamo, nel lungo periodo. Chiaro che Rolando è un centravanti di riferimento, ma che non è sicuramente fermo, che è un giocatore comunque molto mobile, che anche ha grande qualità nell'attaccare la profondità, molto bravo chiaramente a fare le sponde. Se succede appunto, succederà appunto di avere un giocatore al suo fianco, come lo stesso Moscardelli ha interpretato benissimo domenica il ruolo. Chiaramente, essendo un giocatore comunque fisico, Bianchi attira difensori, quindi seconde palle, situazioni che ci possono creare vantaggio, e avere magari un giocatore come Cristallo, che chiaramente è svelto, è un giocatore di profondità, secondo me cioè può essere una soluzione sicuramente importante per noi, al di là delle qualità di Bianchi che non credo che appunto dipendano dal fatto di giocare almeno con una punta vicina al suo fianco. Dopo due partite di campionato è difficile ipotizzare un piazzamento finale, perché poi è quello che determina se una squadra è più forte o meno rispetto a quella precedente. Parole adesso, secondo me, sono anche sprecate nel volere a tutti i costi fare dei paragoni con annate precedenti o comunque con giocatori che sono andati via, primo perché si manca di rispetto a chi è arrivato, e poi comunque perché, come detto prima, secondo me non è produttivo. Noi dobbiamo essere positivi e pensare a lavorare quotidianamente per migliorarci e per far sì che questa stagione sia la migliore possibile che possiamo fare. Poi chiaramente, ripeto, il campo dimostrerà se Bologna avrà fatto meglio o peggio dell'anno scorso, e quindi di conseguenza le valutazioni dei singoli o comunque della squadra nel complesso.